Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a un mio nuovo video. Dunque, questo video qui lo facciamo innanzitutto, come potete vedere, in macchina, perché io purtroppo a casa mia non sono più padrone di fare un cazzo ultimamente, in quanto sempre la casa piena di gentaglia, spesso gente che non conosco nemmeno, e quindi mi ritrovo a fare questo vlog in macchina. Questo vlog in realtà è un vlog, in realtà dovrà essere un altro video, ovvero sul qualcosa legato ad Assassin's Creed, però passiamo alla radio se non si sente. Però ho deciso di cambiare, diciamo, tematica del video, sperando che si veda anche qualcosina. Perché? Perché volevo dare la mia opinione su tutti questi bellissimi canali di big, tra tante virgolette, che aprono canali di videogames. Un esempio lampante, diciamo, quello che prendiamo come esempio, Frank Matano che ha fatto con ben due video di cazzeggio puro di GTA 5 ben 2 milioni di visualizzazioni, e allo stato attuale in cui sto girando questo video 95.000 iscritti. E cosa dire se non che mi fa abbastanza schifo la cosa, nel senso che, voglio dire, io ho aperto il canale nel 2010, il canale di YouTube, sto raggiungendo a fatica i 4.000 iscritti con vari casini che sta facendo YouTube con Google Plus, quindi già ci sono i nostri bei casini. In più ci si mettono queste persone che vanno a dominare completamente il mercato, se vogliamo, tra virgolette, e quindi diventa tutta una grandissima merda. Io sono abbastanza sconfortato da questo, in quanto non c'è da tantissimo tempo, ma comunque è sparita quel bricio di meritocrazia che c'era su YouTube, e sono veramente deluso e sconfortato da quanto sta succedendo, in quanto è evidente che la gente vuole vedere sempre le solite quattro cagate. Ci sono veramente, c'è stato veramente un adeguamento verso il basso della qualità di YouTube impressionante. Una volta era bello perché tutti potevano aprire un canale e se avevano qualcosa di interessante da comunicare, ma di veramente interessante, venivano fuori. Ora invece adesso viene solo più fuori il canale che, diciamo, spara minchiate, fa cose molto mainstream, eccetera eccetera. Quindi il fatto che ci siano tutti questi canali di big, se non mi va di citare lui, ma ce ne sarebbero tanti altri da nominare, che vanno a invadere territori che non gli competono e nel quale sono anche abbastanza incompetenti, perché basta vedere i gameplay che ha fatto Matano su GTA 5, porca puttana. Innanzitutto ha scelto il gioco proprio casual per eccellenza, secondo, qualità di montaggio zero, perché ha messo quattro scene del cazzo messo una vicino all'altro, commento idiota, ha fatto nient'altro che mezz'ora di gameplay contando i due video in cui va in giro a scorreggiare, a chiedere soldi alle puttane, non lo so, veramente dei video orripilanti. E io, da buon videogamer su YouTube, il quale mi ritengo, sono abbastanza deluso da tutto ciò, e sto vagliando le ipotesi su, diciamo, su cosa agire, nel senso, ancora ha senso tenere aperto un canale di YouTube nel mio caso in queste condizioni, contando che ci sono questi personaggi, contando che c'è YouTube che adesso che si è unito a Google Plus sta facendo un macello della Madonna, quindi iscrizioni che scompaiono, video che non possono essere visualizzati dagli utenti perché non compaiono nella home, eccetera eccetera. Quindi già è difficile, diciamo, rimanere a galla, più tutti questi personaggi che vengono fuori così come i funghi rovinano quel poco di buono che ancora c'è su YouTube. E quindi mi chiedo se ha ancora senso rimanere su YouTube con queste condizioni. Secondo me l'unica alternativa è adeguarsi verso il basso a questa merda, perché oggettivamente non c'è modo di vincere questa guerra, perché è una lotta contro un lineamento, e contro un lineamento ci hanno già insegnato la storia che non si può vincere. Quindi o ti adegui o muori. Tanto oggettivamente i nostri canali, mio come quello di tante altre persone che fanno, diciamo, le mie stesse cose su YouTube e che hanno più o meno i miei iscritti, sono destinati a chiudere prima o poi, perché tutte queste varie modifiche unite a questi personaggi ci faranno chiudere tutti quanti. Quindi le cose sono due: o chiudiamo con dignità adesso, oppure ci sputtaniamo quel poco che abbiamo di buono e ci adeguiamo verso il basso. Perché d'altra parte è la cosa che mi dà fastidio, tutte queste persone qua lo fanno ovviamente per soldi, e finché c'è gente, diciamo, del settore videoludico, vedi Ezio di Torre Remi, lo citiamo, tanto lo sapete che non ce l'ho molto a cuore, finché è gente del settore che fa il money grab, mi sta bene, perché comunque è gente che è dichiarata o meno, diciamo, è del settore e ci punta sopra. Invece c'è gente che ha fatto per tutta la vita altro, è diventata famosa con altre cose, e che poi di punto in bianco si mette a invadere altri settori, la cosa mi dà fastidio, giustamente per guadagnarci sopra. Allora, secondo me l'idea migliore sarebbe quella di puntare anche noi verso altri settori. Adesso, per esempio, a me piace molto fare i vlog, mi piace, io giustamente, per fortuna, sono una persona che ha un cervello e lo sa usare.
Mi va di dire la mia su tutte le cose che vedo in giro per il mondo. Adesso comincio a fare un sacco di video di merda, come questo qua che sto facendo in questo momento, che è un video del cazzo. E sono sicuro che questo video otterrà almeno 10 volte più visualizzazioni del mio ultimo gameplay di Mega Ministry, sul quale mi sono fatto un culo così per realizzarlo e per ottenere, diciamo, quel minimo di visualizzazioni che sta ottenendo. Mi sono fatto un culo così, ma nonostante tutto, questo video del cazzo fatto in macchina, sparando cazzate perché sto dicendo le prime cose che mi vengono in mente, otterrà 10 volte le visualizzazioni almeno di quelle che ho ottenuto, tutto quanto il gameplay messo assieme. Quindi cosa facciamo? Ci adeguiamo anche noi verso il basso? Non so, ditemi voi cosa ne pensate. Io, siccome sto andando dalla mia ragazza e tra un po' faccio un incidente facendo questo tipo di video, blocco qua questa registrazione. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io penso che, adesso sto vagliando un po' le idee, ma penso proprio che mi adeguerò verso il basso, perché voglio anch'io la mia bella fetta di utenti, quella bella possente, quella di, anche piena di haters, tra l'altro, perché io sono uno dei pochi canali che ha pochissimi haters. Voglio anch'io un po' di haters che vengono a minacciarmi, a insultarmi sotto i video, insomma, voglio anch'io guadagnare bene con YouTube, siccome sono senza lavoro, ci proverò anch'io. E fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ah, tra l'altro, sotto il video di Frank Quattara, sotto il secondo, gli ho lasciato un bel commento ironico in cui gli facevo i complimenti per il suo operato. Se vi va di andare a dare un'occhiata, magari mettete anche un bel mi piace a quel commento, così almeno vi fate salire nelle graduatorie e così il mio canale ottiene più visibilità. E penso che diventerò anche un manegrapper. Alla prossima.